Ciao Ticucci e ben ritrovati dal vostro AndrewLink91 su YokeiWatch 2. Ecco qui un altro video con, diciamo, un tips and tricks su YokeiWatch 2, Spiritossi e Polpanime, non importa la versione che avete, perché oggi scannerizzeremo un po' di QR code per prendere i fruitinian, come li chiamo io, e anche i Robokai, si possono chiamare anche così, credo. Dunque, per prima cosa, ovviamente, ci saranno il QR code. Questi sono tutti quanti i 6 QR code per i fruitinian. Bam! Eccoli qui. Scannerizzateli, bloccate il video se volete, non importa, fate come vi pare per scannerizzarli. Potete anche scannerizzarli tutti quanti e 6 insieme, non importa. Dunque, per prima cosa, dopo averli scannerizzati alla banca salvadanaio, andiamo ad Arilandia. Questa cosa si può fare anche appena si sblocca Arilandia. Quindi praticamente all'inizio del gioco, quarto o quinto capitolo. Ad ogni modo, per prendere questi fruitinian bisogna andare alla scuola di Arilandia, ovviamente di giorno, o pomeriggio massimo, e andare nella prima stanza che si trova sulla sinistra. Appena entrate sinistra, prima stanza, quella sarà la stanza con tutti quanti i fruitinian. Io l'ho sbloccati tutti quanti insieme, quindi ce l'ho già tutti quanti insieme allineati su 6 banchi, ok? E questo è il modo per prenderli. Ovviamente il loro cibo preferito sarà la cioccolata, ma ripeto, i Nian sono gatti, quindi va bene anche il tonno scelto, però dato che il loro preferito è, è le barrette di cioccolato, insomma, si risparmia un bel po'. Le barrette di cioccolato si comprano al negozio di caramelle a Campo Fiorito. Il negozio si chiama Caramelle per l'appunto. E si possono comprare quante barrette volete, io ne compro una per ognuno perché comunque sia non vedo il motivo di comprarne di più. Mi raccomando, come sempre, salvate prima di affrontarli. Bene, e questo era erano i primi 6 yokai. Ora, per i robokai, chiamateli come volete, c'è quest'altro QR code. Ci sono questi altri QR code. Bam! Eccoli qui. Questi, come sempre, potete scannerizzarli tutti quanti insieme, però come prenderli? Ci sono diverse cose da fare, o meglio, più che altro, diverse fermate da prendere con il treno, ok? Io preferisco partire da Arilandia, perché la prima fermata è questa qui, perché la prima fermata è a Cascate Vallone. Lì troveremo Robonoco, e Robonoco, per farvelo amico, dovete fargli mangiare gli hamburger. Quindi mi raccomando, come sempre, salvate se non riuscite la prima volta, perché sennò dovete aspettare un giorno. Quindi salvate, dategli gli hamburger, diventa vostro amico, bene, non diventa vostro amico, soft reset e si riva giù sempre con hamburger e si cerca di farlo diventare amico. Seconda fermata, Parco del Tempio per Nonno Bot. Ovviamente è Nonno Fame, però versione robot. Ed è molto forte, devo ammettere. Lui riempiamolo di onigiri, onigiri con prugno, onigiri col tonno, col gambero, insomma, quello che vi pare, perché lui va matto per gli onigiri. Le pallette di riso, praticamente. Oh, da qui poi preferisco andare a Largo Fortuna, prendere la linea centrale che va a Valdoro, e da lì prendere il treno che va a San Fantastico, ma mi fermo a Via Verdi. A Via Verdi perché lì ci sarà Robokappa. Robokappa va matto per il sushi. A quel punto andiamo a Colli all'Odola. A Colli all'Odola troveremo Robokoma. Robokoma va matto per il latte. A quel punto saltiamo tutte le altre fermate per arrivare a Monte Crestato. A Monte Crestato troveremo Draghetto Bot che va matto per il cibo cinese. Dopodiché, la fermata successiva sarà a Baia. A Baia, cercando di non fare battute stupide, da parte mia ovviamente, ci mancherebbe, troveremo Cannonbot. Cannonbot va matto per il curry. Ok, forse avrei dovuto dirvelo prima quali cibi prendere. Bene, per questo video di YokeiWatch 2 è tutto. Nel prossimo inizieremo, o almeno spero di riuscire a iniziare, l'inferno infinito. Ok? Quindi, tenetevi forte perché l'inferno infinito sta arrivando. Bye bye!